signori, autorità, gentili ospiti, ha ora inizio la cerimonia di intitolazione dell'aula briefing al caporal maggiore capo Mario Frassi. Prende la parola il comandante delle forze operative terrestri, generale corpo d'armata Alberto Primicelli. Io volevo semplicemente innanzitutto salutare tutte le persone che sono venute e ringraziare in modo particolare, oltre ai genitori ovviamente di Mario Frassa che sono venuti da così lontano, tutte le autorità, il sottosegretario di Stato alla Difesa, l'onorevole Domenico Rossi, che oggi è stato, ha voluto fortemente restare qui e presenziare a questa inaugurazione, e di questo lo ringrazio perché con tutte le attività che ha sentito, diciamo, proprio il dovere morale di stare vicino alla famiglia e di ricordare insieme questo ragazzo che se n'è andato. Ringrazio le autorità di Verona, che sono veramente tutte presenti, della provincia, del comune, l'assessore Lella, l'assessore Nicoli, c'è Sua Eccellenza il prefetto, c'è il questore di Verona, devo dire, sono tutti quanti, si sono uniti al comando delle forze operative terrestre, della difesa in genere, per onorare la memoria di questo ragazzo, i colleghi delle altre forze armate che hanno voluto anche essere qui, io di questo vi ringrazio. Io sono veramente piacevolmente colpito dal fatto che ci sia questa vicinanza, perché in effetti il mondo militare in una città come Verona si sente di casa e si sente parte integrante della città. Il fatto che la città dimostri con le sue autorità, con la presenza delle sue autorità, questa vicinanza ci fa oltremodo piacere. Per me è uno degli ultimi giorni in cui reggo il comando militare qui. Io ho avuto modo di conoscere questa mia funzione sia la famiglia Frassa che la famiglia Fiorito, che sono ormai amici e che ringrazio di cuore anche loro per la loro presenza qui, e mi hanno fatto sempre sentire loro a me come un papà, una parte della loro famiglia, un papà dei loro figli. Io di questo vi ringrazio, perché non è facile e non sempre si mettono i comandanti che sentono un po' la responsabilità di quello che succede nella nostra organizzazione in queste condizioni. Un anno fa la famiglia Frassa venne qui e io dissi: il prossimo anno c'è i 5 anni di ricorrenza dalla scomparsa del povero Mario, il 23 settembre del 2011 in Afghanistan, e faremo qualcosa di un po' più grande che non solo una messa, che comunque il ricordo è già un bel evento. E loro mi dissero: avremmo piacere che, poiché lui era in servizio a Verona, restasse a suo nome in queste mura. Io proposi loro: possiamo dedicare a lui una delle aule nella quale voi potrete anche entrare, anche se la tarda per il momento è qui, per ragioni di spazio abbiamo voluto lasciare qui e non metterla già all'interno, e una delle aule più importanti e più frequentate di questo palazzo, perché qui si svolgono le riunioni con tutti gli ufficiali, sottufficiali, volontari, quando c'è da prendere una decisione. Loro mi hanno guardato e mi hanno detto: lei ce lo sta promettendo, ci vedremo fra un anno. Io un anno dopo sono qua, quello che gli avevo detto lo faccio, e lo faccio perché me lo sento e perché prima di andare via veramente ci tenevo. Mario Frassa è caduto, si è sacrificato all'età di 32 anni, era entrato nel 1979, era nato nel 1979, era entrato 20 anni dopo, nel 99, nelle forze armate, nell'esercito, e ha regolato la sua vita, si è sacrificato in Afghanistan all'età di 32 anni dopo che aveva svolto un certo periodo di servizio in questo comando. Per noi, come dicevo l'anno scorso, del comando delle forze operative terrestri ha un significato particolare,
perché era un nostro collega. Di tanti di voi era effettivamente collega, conosciuto e aveva lavorato insieme. Quindi nessuno meglio di voi, nel suo cuore, sa che cosa ha significato per questo comando la sua perdita. Io ripeto, resterà, qualunque sia la trasformazione di questo comando, il suo nome in questi locali resterà nel cuore delle persone che operano qui, e io credo che anche in noi, chi non è militare, chi fra poco in servizio attivo militare non sarà più, come il sottoscritto, il suo nome, la sua figura, la sua immagine resterà veramente viva. Grazie a tutti quanti di nuovo e buon proseguimento di pomeriggio. Prende la parola il signor Vincenzo Frasca, fratello del caduto e segretario dell'associazione intitolata Militare Scomparso. Buongiorno a tutti, io saluto a nome della mia famiglia tutte le autorità civili e militari presenti a questa lodevole cerimonia. Mario ha frequentato questo comando, il comando delle forze operative, dal 2005. L'anno scorso abbiamo avuto il piacere di conoscere il generale Alberto Primicieri, e ovviamente accolto questo notevole invito, ci fa un enorme piacere nel ricordo del nostro caporal maggiore capo Mario Frasca. L'anno scorso tantissime autorità abbiamo conosciuto in occasioni di diverse cerimonie, e ovviamente voglio sicuramente salutare il prefetto di Verona, eccellenza dottor Salvatore Mario Mulas, che abbiamo avuto il piacere insieme alla famiglia di incontrare personalmente, il comune di Verona, l'assessore Ella, insieme al sindaco, presente anche qui oggi il comune di Ortanova, in rappresentanza del consigliere Antonio Aguilar, in rappresentanza del dottor Tarantino e di tutta l'amministrazione, i genitori di ferito. Noi fin dal principio, dall'anno 2012, appena nata l'associazione, ci siamo detti porta il nome di Mario, ma porteremo vivo il ricordo di ciascuno di voi. Questo è stato un impegno che ci siamo prefissi fin dal principio, fin dalla nascita. Quindi saranno ricordati tutti quanti caduti, questo è il nostro impegno, che hanno perso la vita in questi teatri operativi, perché quel nome giustamente ricopre un sacrificio lodevole e importante. Voglio salutare il sottosegretario Rossi, ovviamente, in rappresentanza del Ministero della Difesa. Abbiamo avuto il piacere anche di averlo nella nostra città natia in occasione proprio della cerimonia del momento. Saluto tutti quanti voi, autorità civile e militare, forze di polizia e forze armate. Quello che ovviamente voglio dire oggi, questo comando, il comando d'appartenenza, ciascuno di voi ha visto almeno per una volta Mario, ha parlato, lui era un ragazzo lodevole, sempre con il sorriso stampato sulla sua faccia. Questo gesto a noi in generale ricopre tantissimo, significa tanto. Grazie, grazie, grazie. Questo voglio dire. Prende la parola il sottosegretario di Stato alla Difesa, onorevole Domenico Rossi. Vincenzo, qualche giorno fa mi ha detto che ci sarebbe stato una cerimonia per ricordare Mario Frasca. Onestamente non ho avuto dubbi al di là della coincidenza di stamattina della commemorazione dell'eccidio della divisione Acqui. Sapevo avrei dovuto essere qui, così come cerco di essere presente in tutte le cerimonie che ricordano i nostri caduti, in una concomitanza strana, perché essendo io anche il delegato della commemorazione della prima e della, cioè, dei 100 anni della prima guerra mondiale e dei 70 anni della seconda guerra mondiale, ho fatto un discorso che qui ripeterò. Mi sono trovato solo una volta in un paese che adesso non citerò,
ma solo in un'occasione, solo un sindaco ha avuto, a mio avviso, la prudenza di inserire una targa commemorativa di alcuni nostri caduti in Afghanistan all'interno di un piccolo giardinetto dove erano la stele relativa ai caduti della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale. Ecco, vorrei partire da qui. Mi sto sforzando da quel momento di dire in giro che c'è un filo conduttore tra i morti della prima e della seconda guerra mondiale, che ovviamente esaltiamo per tanti motivi, il personale in servizio di Confoter, che a mio avviso, attraverso il ricordo di questi soggetti, può continuare a perpetrare nell'azione quotidiana gli stessi valori, la stessa fede, ma soprattutto la stessa fedeltà al giuramento. Grazie. Avverrà ora la scopertura della targa e la benedizione da parte del cappellano militare. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.